Oggi realizzo con voi un progetto semplice ma molto molto emozionante, una scatola piena di ricordi che mio figlio crescendo potrà tenere con sé per rivivere tutte le prime piccole esperienze della sua vita. E per realizzare questo importante progetto ho deciso di utilizzare questa, che è la scatola degli accappatoi che Dalfilo mi ha mandato quando ero ancora in attesa di Samuele. Torno a parlarvi di Dalfilo perché è un'azienda con cui collaboro da un po', con cui mi trovo molto bene e di cui in realtà sono cliente ancora da prima che iniziasse la nostra collaborazione. Vi ho già parlato delle loro lenzuola impercalle, morbidissime e perfette in ogni stagione, degli accappatoi che appunto utilizzo da quando sono in gravidanza e oggi vi racconto di questo nuovo prodotto, questo fantastico piumone in piuma rigenerata. Che cosa significa piuma rigenerata? Significa che per l'imbottitura vengono utilizzate piume che hanno già avuto una vita precedente, quindi ad esempio che sono state utilizzate all'interno di giubbotti o altri imbottiti. Queste piume vengono recuperate, sanificate e appunto rigenerate e vengono poi utilizzate come imbottitura per la produzione di nuovi prodotti. Credo che questo sia davvero un modo molto intelligente per ridurre lo spreco di materiale già esistente e allo stesso tempo produrre con un minore impatto ambientale. Questo piumone è comodo e confortevole, mantiene bene il calore e allo stesso tempo lascia completa libertà di movimento grazie al peso ultraleggero. E ha questa struttura a cassettoni per distribuire in maniera omogenea sia il calore sia l'imbottitura. È rivestito da cotone 100% naturale e antipiuma, quindi evita le fuoriuscite di imbottitura ed è perfetto per chi soffre di allergie ad acari e polvere. Noi l'abbiamo testato queste notti ed è davvero fantastico. Se siete in cerca di un nuovo piumone per la vostra camera da letto e volete qualcosa di valido e durevole nel tempo, io vi lascio giù in info box il link al sito di Dalfilo. E con il mio codice avete anche diritto ad uno sconto molto molto interessante, valido su tutti i prodotti Dalfilo. Ora abbandono purtroppo il mio letto caldo, ma in realtà lo faccio volentieri perché ho in mente di realizzare questa scatola dei ricordi per Samuele fin dal giorno del test positivo. Quindi recupero la mia scatola degli accappatoi e mi metto all'opera. Premessa, realizzo questa scatola per mio figlio perché in questa fase della mia vita mi piace dedicarmi a dei progetti per lui, però non vedete questi lavori come solamente adatti ai bambini perché non lo sono affatto. Una scatola dei ricordi è un'idea perfetta anche ad esempio per un matrimonio. Pensate che bello metterci all'interno tutti i ricordi di quella giornata speciale e poi riaprirla dopo 10 o 20 anni. Quindi ecco, in questi anni vi ho parlato tanto di fantasia e creatività. Applichiamola anche qui. Se io realizzo questa scatola per mio figlio, non significa che questo progetto sia adatto solo alle mamme. Nulla vieta di riadattarlo a tutte quelle che sono le vostre necessità. Dunque, stavo riflettendo sul da farsi. Non ho una carta adesiva, una carta decorativa sufficientemente sobria per foderare tutta quanta la scatola. E tra l'altro, questo beige della scatola originale mi piace anche molto. Quindi ho deciso che non fodererò tutto quanto, ma andrò semplicemente a decorarla con delle texture in linea con questo colore. Ho trovato questa con arcobaleni, sole e nuvole, molto molto carina, vi metto il riferimento giù in info box e la alternerò con una normalissima texture a righe grigie. Mi sono fatta anche uno schizzo per definire un po' i vari elementi che voglio mettere sulla scatola, quindi ora li preparo. Il procedimento è veramente elementare. Taglio un cartoncino della misura che mi occorre e lo fodero con la texture che ho scelto. Per unire la texture alla carta utilizzo la colla stick. Questi sono tutti i cartoncini che ho realizzato in questo stesso modo, quindi ora posso andare ad incollarli sulla mia scatola. In questa fase preferisco usare il biadesivo perché la superficie della scatola è leggermente lucida e quindi con solamente la colla ho paura che si stacchi.
Ho aggiunto una scritta stampata su cartoncino e ritagliata ed ho fissato anche questa alla scatola. E in basso ho posizionato il nome di mio figlio. Con questi elementi ho decorato la scatola e allo stesso tempo ho coperto le scritte e i vari disegni degli accappatoi. Quindi, preparato il contenitore, vi faccio vedere nel mio caso che cosa ci ho messo dentro. Anche per l'interno un'idea molto molto interessante che secondo me si presta a tante occasioni. Partendo dagli oggetti ci ho messo il test di gravidanza, anche il primo che ho fatto, quello con le lineette, quello non elettronico. I nostri braccialetti dell'ospedale con l'ora di nascita, il peso di Samuele, i nostri nomi. Il suo primo body, proprio il primo in assoluto che gli abbiamo messo in ospedale. Il fiocco che abbiamo appeso giù sotto al portoncino d'ingresso del palazzo. Questo l'avevo fatto io gli ultimi giorni d'attesa, era molto molto semplice ma comunque carino. Il suo primo ciuccio, all'inizio il ciuccio lo usava tantissimo, ora l'ha completamente abbandonato e utilizza direttamente il dito. E il chiamangeli che ho indossato in gravidanza e che mi aveva preso Marco. E poi ho fatto questa cosa molto molto carina che voglio mostrarvi perché magari può essere di ispirazione per qualcuno. Ho creato queste card, una al compimento di ogni mese di Samuele e che vorrei continuare fino a un anno di età. Sul davanti c'è una foto tipo Polaroid di lui in quel periodo e sul retro c'è un piccolo testo con tutte le sue conquiste e i suoi traguardi di quel mese specifico. L'ho scritto in modo molto molto semplice nell'ottica di rileggere le varie card insieme a lui quando avrà, non lo so, 3, 4, 5 anni. Io a quell'età adoravo riguardare gli oggetti, le foto di quando ero piccola e quindi spero tanto che piacerà anche a lui e che sarà un bel momento da condividere. Per ora ci sono dentro solo queste poche cose, poi pian piano aggiungerò tutta un'altra serie di piccoli oggetti che però in questo momento sono ancora in uso, come ad esempio il suo primo biberon o il suo primo bicchiere e cose di questo tipo. Insomma, credo che sarà bello per lui avere questa scatola dei ricordi e per me è anche un ottimo modo per conservare qualcosa senza però accumulare troppo. E questa qui è la scatola finita. Spero che questo progetto, per quanto semplice, vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto, qualche idea per conservare i vostri ricordi, di qualunque tipo siano. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, se vi fa piacere venite a seguirmi anche su Instagram per tanti altri contenuti e io vi do appuntamento a sabato prossimo con un nuovo video che sarà un progetto di Natale.